Raffaele Novelli getta nella mischia dal primo minuto il figliol prodigo Fazio, prelevato dal Pineto, e lo sistema nella mediana di casa tra Voltasio e Grazioso. Il tridente dell'undici di casa in completo bianco e una spina nel fianco della retroguardia granata si integrano bene l'ex Vitelli, Fioretti e Gulin. Lagnone senza pubblico al seguito al Selvapiana per scelte di prefettura e questura e privo di Walter Guerra in difesa e Pejic a metà campo. Del Grosso rispolvera Litterio dopo il lungo infortunio e Margarita sullo stesso binario di sinistra. A dirigere il derby Petrella di Viterbo. Le emozioni latitano ma la gara è gradevole e i 22 in campo non si risparmiano. Fioretti si muove bene ai limiti dei 16 metri, destro alto. La risposta a granata sul mancino di Margarita, sfera in curva nord. A metà tempo il campo basso torna a ruggire con Grazioso dalla distanza, nulla di fatto. I locali premono, Lagnone risponde sui lanci per l'isolato Gragnoli. Svolta al 33esimo, si presenta Gulin in mezzo a quattro avversari e infila l'incolpevole Campanico con un tocco felpato che bacia il palo e gonfia la rete per l'1-0. Gli ospiti si fanno minacciosi al tramonto del primo tempo. Interessante discesa di Litterio che sistema il cuoio in area. Palumbo con le mani toglie le castagne dal fuoco sulla corrente. Gragnoli. Applausi per Vitelli prima del rientro negli spogliatoi. Il numero 7 in casacca bianca sterza e scarica al sinistro. Palla al lato di un niente. La ripresa inizia con gli stessi effettivi e l'identica intensità. Al settimo Di Lollo pennella sulla testa di Ricamato. L'inzuccata non è potente ma precisa. Palumbo sistema in angolo. Al decimo Del Grosso richiama rullo per Walter Guerra. Litterio si sistema al centro della difesa con Cassese. L'Olimpia spinge con più convinzione. D'Ambrosio calcia alle stelle all'undicesimo su angolo tagliato in area del nuovo entrato Guerra. Il campobasso perde per un risentimento muscolare l'ex Vitelli al quarto d'ora, spazio a De Matteis. Lupi vicino al raddoppio con Grazioso imbeccato da Fazio dalla tre quarti. Campanico si ritrova la sfera tra le mani al sedicesimo. I locali sono sistemati da Novelli su due linee a quattro molto strette, ma Nicola Guerra trova il Pertugio che vale pareggio al minuto 21. Palumbo è superato dal preciso diagonale. Da Versa per Kimpala nel campo basso, Navarro per Margarita negli ospiti, due cambi prima della mezz'ora. La partita è giocata a viso aperto dalle due formazioni che non si accontentano del pari. Di Lollo al 31esimo si fa consegnare la sfera dalla difesa, tracciante lunghissimo per Gragnoli nell'area opposta, destro dall'elevato coefficiente di difficoltà. Si aprono più spazi per le squadre, Del Grosso si gioca la carta guida per D'Ambrosio, esaurisce le energie anche Fazio nei lupi, finale per Tini. Al 38esimo si inserisce guida centralmente, arma il destro dalla distanza. La palla sibila il palo alla destra di Palumbo. Nei 4 minuti di recupero da segnalare l'ennesima sgroppata di Gragnoli. Destro interessante ma troppo centrale. Al Selvapiana termina pari e patta tra gli applausi della tifoseria. Castelfidardo batte Chieti 5-0. Raccontare una partita così è cosa facile a giochi fatti. Non così semplice giocarla e vincerla dopo 4 sconfitte consecutive, partendo poi dallo 0-0 ovviamente. C contro C, ovvero Castelfidardo contro Chieti, un match che cade alla penultima del girone di andata. Due squadre messe a oggi molto male. Biancoverdi in fase depressiva, come già detto 4 sconfitte consecutive e a causa di ciò esonerato Mister De Angelis, seconda partita da conduttore di Giorgio Pantalone, allenatore delle giovanili, ma da domani sarà Roberto Cappellacci a sedere sulla panchina castellana, mentre oggi era nelle scale del Galileo Mancini. Ma poi ci vorranno acquisti di spessore per salvarsi senza troppi affanni. Sembrava fatta per il ritorno di Massimo Ganci in biancoverde e invece l'ingaggio è saltato. Se Atene piange, Sparta non ride e Sparta in questo caso è il Chieti,
che mai, a memoria di chi vi parla, in 25 anni di storia era caduto così in basso. I neroverdi sono ultimi con solo un punto in 15 gare, una squadra iper giovane che ha preso fin qui 39 reti, praticamente parte sempre dal 2-0 per gli avversari. Ma che senso ha? Ma comunque, in attesa della sentenza del giudice fallimentare sul destino sportivo dell'antica Teate, ci sono giovanotti che tentano di tenere a galla l'onore di una piazza storica che tra 6 anni compirà 100 anni. Manca Lodi per infortunio nel Castelfidardo, lunga la lista dei fuoriusciti: Lacdar, Torelli, Filiaggi, Muratori, Gregorini, Rizzo, Gaeta e in ultimo Cameni. Vediamo allora insieme com'è andata tra Castelfidardo e Chieti, tenendo presente che il Castelfidardo gioca in maglia orange. Primo minuto, cross di Albanesi per Bordi, che di corsa calcia di controbalzo, ma palla out. Ancora Castelfidardo al nono ed è Filipponi, in girata di piatto, a chiamare alla parata Ronchi, che blocca. 16° gol annullato al Castelfidardo ed era sempre l'onnipresente Filipponi ad aver gonfiato la rete, ma la gonfia veramente al 25° il Castelfidardo. Albanesi stoppa palla a seguire, evita l'avversario e viene abbattuto in aria dalla retroguardia teatina. Del penalty si incarica Maisto, che spiazza Ronchi e porta in vantaggio il Castelfidardo. Castelfidardo 1, Chieti 0, Pasquale Maisto. Dopo il gol castellano si apre una fase di stanca della partita, match che non decolla, gioco spezzettato e occasioni nulle, ma in chiusura di tempo un sussulto. Cross dalla sinistra ad opera di Albanesi per la testa di Maisto, che di testa la piazza di precisione e riesce a trafiggere Ronchi, che rimane di sasso come una statua di sale. Quindi Castelfidardo 2, Chieti 0, ancora Pasquale Maisto, doppietta di giornata per lui. E su questo punteggio si chiude il primo tempo. Nella ripresa, nel Chieti, cambio tra portieri. Entra Saidavi in porta al posto di Ronchi. Saidavi è un millennial, ovvero nato nel 2000, 16 anni per lui, in bocca al lupo. Al primo minuto Testoni calcia forte ma non inquadra la porta. Al quinto irrompe in area Albanesi dalla destra, cede a rimorchio a Soragna, il cui tiro è rimpallato, ma palla ancora viva, ci si avventa lo stesso Albanesi, che viene atterrato da Saidavi. L'arbitro Sili decreta il secondo penalty di giornata, di cui questa volta si incarica Soragna, che trasforma di potenza. Castelfidardo 3, Chieti 0, Gianluca Soragna. Di qui in poi il match diventa quasi un amichevole. Al 12° Soragna di testa appoggia ad Albanesi, che calcia bene, ma Saidavi si oppone da distanza ravvicinata. Il gol è nell'aria, passano 5 minuti e il Castello cala il poker. Bordi vede Soragna sulla sinistra, raso terra dalla parte opposta per Albanesi, che da pochi passi batte Saidavi per il quarto gol del Castelfidardo. Castelfidardo 4, Chieti 0, Lorenzo Albanesi. Si moltiplicano le occasioni per il Castelfidardo. Soragna a tu per tu con Saidavi non riesce a scavalcarlo. Pigini dalla distanza fa la barba al palo. Poi tocca al neo entrato Marconi mangiarsi un gol grande come una casa. E al 24° della ripresa il primo tiro in porta del Chieti ad opera di Russo. Continua a spingere il Castelfidardo, ma ormai non c'è più partita. Al 27° Soragna di testa batte Saidavi per la quinta volta con una bella girata di testa che il giovane portiere non riesce a sbattere fuori dalla porta. Pertanto Castelfidardo 5, Chieti 0. Finisce 0-0 alla Carotti fra Jesine e Monticelli, entrambe le squadre rinviano il rilancio verso i piani d'avanguardia della classifica, ma tutte e due proseguono anche la propria striscia positiva, 7 risultati utili consecutivi per la Jesina di Yuri Bugari, Monticelli che si mantiene imbattuto in trasferta. Gara equilibrata, nella parte centrale la Jesina a provarci di più, ma nel finale sono i cambi a dare al Monticelli lo sprint per creare gli ultimi brividi del match. Bugari rimpasta la Jesina e stupisce
Brindisi, esclusi Eccellenti fra i Leoncelli, sono Ottavoni, Sciba e Cameruccio. Si torna al 3-5-1-1 con Serantoni e Sassaroli, cursori esterni, Censori a supporto della Boa Trudo. Stallone mette Wade nel cuore di campo e manovra e innesca a sinistra le incursioni di Gesuè e Iotti. Parte dalla panca l'ultimo innesto di mercato, Giovannini. Prima nota di cronaca al quinto minuto, vita dalla bandierina per la Jesina, il colpo di testa di Cardinali sul primo palo è fuori misura, palla sul fondo. Il Monticelli è molto pericoloso al quattordicesimo, manovra e inserimento al veleno di Gesuè, botta sul primo palo con Oniosi che chiude in corner. Jesina di nuovo insidiosa dalla bandierina al ventiquattresimo sulla battuta di Censori e ancora la testa di Cardinali a far attraversare alla sfera tutto lo specchio per poi finire di poco sul fondo. Al 26esimo per i Leoncelli, numero di Trudo che va sul fondo, palla in mezzo dove né Sassaroli né Censori arrivano a correggere in porta. Finale di tempo bloccato, né la Jesina né il Monticelli sfondano più, con la difesa ospite chiusa intorno a Trudo e di là Bugari che inverte Serantoni e Sassaroli per puntellare sulla destra la tenuta Leoncella. La ripresa si apre dopo 4 minuti col cambio obbligato della Jesina, Tafani già acciaccato dopo un generoso intervento in scivolata al 37esimo del primo tempo, replica nella seconda e deve uscire dentro Sciba che ci prova già al 51esimo dalla distanza, ma Marani controlla senza troppi patemi. I Leoncelli si rendono pericolosi al 57esimo, corner di Vita e colpo al volo in acrobazia di Trudo, sfera al lato. Jesina di nuovo minacciosa al 70esimo con la combinazione Vita, Trudo, Sciba. Quest'ultimo va sul fondo, mette un bel pallone tagliato in aria dove Censori in scivolata arriva con un pizzico di ritardo. Brivido Monticelli al 77esimo, corner della squadra ospite, palla che si indirizza pericolosamente in porta sulla linea, all'intreccio fra il Leoncello Vita e Iannascoli, salva la Jesina. All'80esimo sono i due nuovi entrati, Iannascoli e Ciabuschi, a far gridare al gol il Monticelli. Diagonale del primo, deviazione in rete del secondo, ma l'assistente segnala la posizione di fuorigioco. Infine la Jesina si rivede al 92esimo, pallone vagante nell'area di rigore del Monticelli. Sciba prova la magia al volo, ma la conclusione si perde alta sul fondo. Pineto Recanatese finisce a reti bianche, prima volta almeno in casa per l'11 biancazzurro dall'inizio del campionato. Al pavone Mariani infatti aveva sempre segnato la squadra del presidente Brocco, ma lo 0-0 è la fotografia esatta di un match tutt'altro che prodigo di emozioni. La partita 4-4-2, debutto di Massimo Ganci in coppia con Palumbo ai margini per squalifica Cacciatore, per contro 4-4-1-1 Degano alle spalle di Villanova. Assai positivo l'approccio del Pineto che tuttavia non riesce a sfondare negli ultimi 16 metri. Palumbo in evidenza al minuto 27, doppio tunnel ed assist per Ganci che perde l'attimo propizio per colpire, l'opportunità sfuma. In chiusura di frazione, limpida chance per la Recanatese, punizione di Degano, la difesa si clissa, incerto Mazzocchetti, scivolata di Dominici, sfera di un soffio al lato. È l'unico vero episodio pericoloso da ricordare. Nella ripresa colpo di tacco al volo di Ganci, buona l'idea ma suggerimento troppo profondo per Palumbo. L'ex biancazzurro ci prova in acrobazia non facile su cross di Emili al 30esimo, D'Angelo per Logoluso, Esposito affianca Mariani in mediana, sempre 4-4-2. Allo scadere subentrato a Ganci, Cercelluti è abile a crearsi lo spazio per la conclusione, ma non impatta come dovrebbe. Vince dunque l'equilibrio. Pineto Recanatese 0-0. Amici sportivi, benvenuti all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena per Romagna Centro vs Pesaro, 16ª giornata del campionato di Serie D, girone F. Punizione qui proprio alla vs Pesaro, palla in mezzo, arriva poi con Bissi che la tiene lì. Romagna Centro e va con Prati che ha campo, allora ha campo Prati perché ha fatto una grande giocata. Sulla destra c'è Ferrari, viene premiato invece sulla sinistra Bussaglia con un bel cambio gioco, Bussaglia stop, così così la palla arriva a Pasquini, pallone però sul fondo, prima chance allora per il Romagna Centro dopo 21 minuti e mezzo. Fischia il direttore di gara, parte Rossi con il mancino, colpo di testa e Bissi la blocca. Bissi era stato, se non sbaglio, Gennari a colpire, molto bravo qui Bissi.
c'è Bussaglia che la tiene, Prati a campo, Prati ai 30 metri dentro per Bussaglia nera di rigore, la pente poi la ritrova e la grande parata di Stefanelli con il pallone per i termini in calcio d'angolo. Che occasione per Bussaglia, l'arbitro fischia alla fine della prima frazione 0-0 tra Roma e Centro di Spesaro, ma con un brivido corso dagli ospiti poco fa con l'occasione di Bussaglia. 9 minuti adesso nel corso della ripresa, Prati dalla bandierina si avvicina a Pasquini, viene servito subito perché l'ha lasciato da solo. Pasquini attarda un po' però il cross, l'effetto adesso, l'uscita verso poi il destro che poi però termina sul fondo, era stato Maioli che guadagna, sì, calcio d'angolo, aveva avuto una buona chance. Qui l'errore con Ferri che recupera, attenzione allora, vediamo se può nascere il contropiede, Romagna centro, qui Pasquini va a terra, non c'è fallo, attenzione allora alla Vi Spesaro, palla verso Comi che mette in mezzo Paolini, la palla resta lì, Ridolfi 1-0 per la Vis dopo 15 minuti e 45 secondi. Iniziano adesso con Paolini che andrà a cercare addirittura la battuta verso l'area di rigore, Bussaglia la spizza, diventa buona per il tiro al volo di Bussaglia, era stato Amati a spizzarla, pallone sul fondo, grande chance per il Romagna centro, Ficola dentro, bello il pallone di prima per Costantino torna al gol dopo un lungo digiuno e fa 2-0 al 39esimo e Costantino va sotto la curva ferrovia a prendersi l'esultanza dei tifosi. 2-0, bello l'assist di prima di Ridolfi, direzione abbastanza cervellotica, non è certamente questo che ha inciso in maggior misura sulla partita, però sicuramente si sono visti arbitri migliori, diciamo, qui al Manuzzi. Attenzione a Comi, cerca terza gol adesso la Vi Spesaro, Comi per Costantino ed è addirittura doppietta per Costantino, infierisce la Vi Spesaro sul Romagna centro, cala il tris. La formazione ospite ancora con Costantino. 48-55, fischia la fine. Il direttore di gara, Romagna Centro Vi Spesaro 0-3. Travolto il Romagna Centro nella ripresa. Romagna Centro che non meritava certamente questo passivo, ma esce sconfitto in casa per la seconda volta di fila. Allora a me non resta che ringraziarvi e ci diamo appuntamento per il girone di ritorno. Allora ciao e alla prossima! We'll be right back.
Contro il San Marino, il San Nicolò si gode la festa e mantiene da oggi solitario il primato del girone. È bastato il gol di Chiacchiarelli al nono di gioco a decidere una partita comunque non facile, che ha regalato poche emozioni in zona gol nonostante i due legni che vedremo. Per la squadra di Epifani, se primato storico era quello condiviso con il Matelica, oggi sconfitto assume contorni davvero epocali, la conquista in solitudine del primo posto nella storia del club biancoazzurro. Per i titani, seguiti da quattro epici tifosi, la sconfitta va accettata, anche perché la nota carica agonistica di Giuseppe Di Meo, che riesce a dare i suoi, oggi proprio non si è vista. La cronaca della partita ci porta al gol che la decide. L'azione nasce da un angolo ospite dal quale il San Nicolò trova spazi per la rapida ripartenza di Stivaletta, sul cui traversone è pronto all'appuntamento con la rete Chiacchiarelli. Si attende la reazione del San Marino, che al 27esimo ha la palla dell'1-1 con la traversa colpita da Buonacunto. Passano pochi secondi e la palla del 2-0 sta per confezionarla ancora a Chiacchiarelli, che si inventa una giocata che coglie il palo alla sinistra di Dini. Al 34esimo si rivede il San Marino su una punizione calciata da Mazzotti, che Ciotti respinge in angolo. Si va a riposo con il San Nicolò in vantaggio. Nella ripresa, che non offrirà molte occasioni da rete, salviamo una conclusione di Olcese che non impegna più di tanto Ciotti e un tiro alto di Massetti. Al 25esimo il San Nicolò reclama un penalty per una presunta trattenuta a Moretti da poco in campo. Rivedendo l'azione in moviola si ha la netta impressione che l'abbia visto bene il direttore di gara, quasi omonimo del presidente del San Nicolò Di Giovanni. Prima della fine, da registrare una conclusione del nuovo entrato Caprioni e il cartellino rosso contro Fantini, peraltro già ammonito per un fallo di gioco. Ora per la capolista c'è la gara di Civitanova, che metterà in palio il platonico titolo di campione d'inverno. Il San Marino invece se la vedrà con il Castelfidardo di Roberto Cappellacci. Alla Vastese basta un gol di Cosenza per superare una caparbia e ordinata civitanovese, ma andiamo per ordine analizzando da vicino le fasi salienti del match. Mister Colavitto deve fare a meno degli squalificati Umberto Prisco e Stefano Manzo e di Di Pietro ancora infortunato. Al loro posto in attacco maglia numero 9 per Galizia, confermato Tafigli a centrocampo, con la novità Romano Mariano, ultimo arrivato in casa biancorossa, che parte a sorpresa dal primo minuto. In casa civitanovese invece mister Caneo deve rinunciare alla difensore Eno e alla punta Barbosa. Dopo un'iniziale fase di studio a rendersi pericolosa per prima è la Vastese al 13esimo. Calcio d'angolo di Felici, stacca Capitana Locca, ma la palla impatta sulla traversa a vassallo battuto. La squadra di casa continua a spingere. Al 20esimo Fiore spalle alla porta e con la coda dell'occhio pesca Galizia sul filo del fuorigioco. La conclusione a incrociare del numero 9 non è precisa e viene respinta dalla difesa ospite in affanno. Passa un minuto e allocca un'altra palla gol. Il difensore centrale però, da posizione favorevole, la spara nella curva riservata ai tifosi marchigiani. Da qui a fine primo tempo non ci saranno altre azioni degne di nota, con la prima frazione che termina sullo 0-0. Ai punti meglio la Vastese che gli ospiti, ma non è bastato per sbloccare il match. Nella ripresa avvio difficile per i padroni di casa, che rischiano subito di andare sotto. Al secondo della ripresa infatti Rapagnani ha una clamorosa palla gol. Il numero 9 colpisce di testa da dentro l'area di rigore con la palla che impatta sulla traversa e con Russo spettatore immobile. Pareggiato il conto dei legni presi dalle due formazioni. Ancora Civitanovese pericolosa al quarto, questa volta con Negro che prova la conclusione dal limite. La palla sfiora il palo alla destra del numero 1 di casa. La Vastese risponde al settimo con una punizione di Fiore sulla quale Vassallo respinge con i pugni. Sempre per i padroni di casa al decimo ci prova Romano con una conclusione che va ampiamente al lato. La Vastese continua a spingere. Al 13esimo è la volta di Felici, che con un tocco sotto misura non riesce a buttarla dentro con la palla che finisce in angolo. Un minuto dopo arriva il gol. Tafigli lancia Cosenza, il numero 7 scattato sulla linea del fuorigioco ha il tempo di controllare e di piazzare la palla
alle spalle del portiere ospite. 1-0 per i padroni di casa, con la difesa messa malissimo in questa occasione. La Civitanovese risponde al 17esimo con una conclusione dalla distanza sulla quale Russo va in presa sicura. Fase centrale della ripresa povera di emozioni, con la Vastese che gestisce gli ospiti che non hanno la forza e la lucidità per far male ai padroni di casa. Al 40esimo Colavitto, memore di quanto successo nell'ultima gara interna, si copre fuori un attaccante Nicola Fiore e dentro un difensore, con la squadra che passa 5 dietro con l'ingresso di Bartoli. Ultimo sussulto ospite al 44esimo con una conclusione di Negro da fuori, Russo respinge con i pugni. Durante il recupero non succede altro, con la gara che termina 1-0 per la Vastese. Bene la squadra di Colavitto che gestisce la gara senza subire e porta a casa 3 punti importantissimi che la confermano seconda forza del campionato in compagnia della Fermana.